La salvaguardia del patrimonio edilizio esistente al fine di evitare ulteriore consumo di suolo e l'adozione di prodotti sempre più nuovi e performanti per far fronte alla crisi che negli ultimi anni ha colpito pesantemente il settore edile. Sono stati questi i temi trattati durante l'iniziativa organizzata a Magione dalla ditta Pesciarelli Edilizia di Avebbers Sangobain Italia. Un incontro a cui hanno partecipato almeno 200 imprenditori, artigiani e tecnici progettisti, nel corso del quale sono state illustrate le ultime novità nel campo dell'isolamento termico, della deumidificazione e pittura delle facciate. Come azienda teniamo molto alla formazione dei nostri clienti e questa sera abbiamo puntato il dito sul recupero del cemento armato, perché comunque negli anni 70 è stato fatto, tutti i fabbricati fatti negli anni 70 hanno problemi di degrado, e quindi questa sera presentiamo dei prodotti innovativi della ditta Weber, di cui noi siamo partner, per fare proprio questo ripristino del cemento armato. Su questo fronte dobbiamo lavorare tutti, in modo particolare deve lavorare la politica, anche se devo dare atto alla politica attuale nella nostra regione di aver dato dei segnali in questo senso, perché ad esempio la legge 1, la legge quadro sull'urbanistica, prevede addirittura delle premialità per chi recupera all'interno dei centri storici, e l'iniziativa di oggi che pone questo tema ai professionisti del settore è sicuramente interessante, perché si parlerà di tecnologie per poter effettivamente, come dire, nella sostanza lavorare nel recupero di questo patrimonio edilizio. Nel dettaglio si è parlato di restauro di facciate storiche e compatibilità tecnologica tra materiali, con particolare attenzione alla nuova gamma di malte Weber Tech e i nuovi rasanti Weber Cem. Con Weber, nonostante la grande vendita di prodotti, non abbiamo avuto nessun tipo di problematiche, quindi i nostri clienti hanno avuto una grossa competenza tecnica senza alcun tipo di problema. In controtendenza rispetto magari a altri nostri concorrenti, non ci siamo tirati indietro, ma abbiamo incrementato il servizio ai nostri clienti, e vedo che ci sta premiando questa nostra attività espansiva sia di formazione sia di servizio per i nostri clienti, che ovviamente hanno bisogno di risparmiare il tempo possibile con prodotti innovativi e materiale sempre disponibile.